Io sono appassionato di Enzo Iannacci praticamente da quando sono nato, per cui questo era un sogno, diciamo, che ho da tantissimo tempo, e ora c'è stata l'occasione di metterlo in pratica per via della mia collaborazione con Giorgio Gallione, che è il regista, nonché colui che ha pensato tutto questo spettacolo. Dunque, l'ho messo in scena. Io e te, che mangi le mie acciughe, sei sempre lì a parlare dell'età. È proprio necessario poi, roba che mi domando poi, se è proprio necessario poi variare uno vario come me. E verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Ci vuole orecchio, Elio, canta e recita Enzo Iannacci, uno spettacolo un po' circo, un po' teatro, un po' canzone per l'estate in Fortezza ad Arezzo, dove una band di cinque musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri, ha permesso ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell'amato Iannacci. Su me credo che abbia avuto una bella influenza, perché come ho detto in tante occasioni, mio papà era in classe insieme a lui, per cui io fin da piccolo ho sempre avuto dischi di Iannacci in casa, e quindi certamente mi ha influenzato in qualche modo. In Italia siamo molto, come dire, siamo costanti negli errori, per cui quello che era cantato 20 anni fa o 30 anni fa è vale ancora oggi. È proprio il testo della canzone Parlare con i limoni di Enzo Iannacci che Elio ha riportato sul palco. Sembra essere scritto proprio apposta per il momento politico che sta vivendo il nostro paese. Uno che scappa, uno che grida, uno che guida ma non si fida, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo ai lodi.